Io sto dal 1984, sono di nuovo all'università, quindi sono 27 anni, e però ero stato già diversi anni, 9 anni, perché appena laureato nel 75 ho cominciato a lavorare all'università. E dal 1998 sono professore associato nel settore di psicologia clinica e in particolare mi sono occupato, insomma, diciamo, negli ultimi 20 anni almeno, di questioni che hanno a che fare con il mente-corpo. Ascolta, dato che stai facendo riferimento già adesso all'attività di ricerca, come vivi la tua identità di psicoanalista nell'attività di ricerca? Da una parte in relazione alla comunità scientifica accademica di cui fai parte e dall'altra parte rispetto alla comunità psicoanalitica di cui fai ugualmente parte. Come dire, io sono convinto che la maggior parte della ricerca in psicologia che ha un qualche significato sia di ispirazione psicanalitica. Direi che ho una posizione forse un po' particolare nell'ambito tra i colleghi psicanalisti, nel senso che io sono nato prima come ricercatore. E forse non avrei fatto lo psicanalista se non fossi stato convinto che la psicanalisi ha un fortissimo sostegno empirico. E la ricerca che faccio è sicuramente è stata progressivamente sempre di più di ispirazione psicanalitica, specialmente negli ultimi anni esistono poi dei costrutti di ricerca che sono di origine o compatibili perfettamente con le teorie psicanalitiche che si possono utilizzare, cosa che magari era meno vera 20 o 30 anni fa. Mi riferisco a costrutti come la teoria del codice multiplo di Wimabuchi, alla lessitimia, alla funzione riflessiva di Peter Fonaghy, naturalmente all'attaccamento, che sono tutti costrutti che sono di derivazione analitica o comunque compatibili con le teorie psicanalitiche. Quindi devo dire che su questo sento una buona integrazione. Ecco, se posso ancora insistere un attimo, ma tu senti che l'ambiente accademico è sintonico e ricettivo e l'ambiente psicoanalitico è sintonico e ricettivo, al di là del fatto che tu lo senti dentro di te, in armonia, diciamo? Io ho la fortuna di vivere un ambiente accademico, credo, abbastanza particolare perché stando al Dipartimento di Psicologia che si chiama Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, credo che sia l'unico in Italia che mi risulti, certamente la psicanalisi ha un posto del tutto rispettabile, cosa che non accade, credo, in tutta Italia e tantomeno in altre parti del mondo, insomma. Quindi, da quel punto di vista mi sento ben accettato, insomma ci sono anche molti colleghi psicanalisti nel mio dipartimento, quindi non c'è nessun problema a questo livello. Rispetto ai colleghi psicanalisti devo dire che le ricerche, le cose di cui mi occupo all'università hanno anche sollevato interesse nell'ambito psicanalitico. Ho anche pubblicato delle cose su riviste specificamente psicanalitiche, forse più rispetto alla collocazione accademica, forse non tanto sul tipo di ricerca, ma proprio il vissuto che ci può essere tra i colleghi della società, forse c'è qualche aspetto più problematico. E appunto. Cosa pensi che può alimentare o può sostenere questa problematicità, secondo te? Ma io a volte ho l'impressione di un qualche tipo di sopravvalutazione da parte dei colleghi analisti delle possibilità pratiche, culturali che possano derivare dal fatto di lavorare all'università. Quindi anche una qualche ambivalenza ho trovato. Per esempio, una cosa che mi fa piacere segnalare, visto che non ho la possibilità, trovo molto curioso
che nel roster sia previsto che le persone possano indicare il titolo di professore come se fosse un titolo acontestuale, no? Come se fosse un titolo nobiliare, quando invece ha un senso all'interno dell'istituzione di appartenenza. All'università, se qualcuno tirasse fuori un titolo preso altrove, verrebbe preso metaforicamente a calci nel sedere, io credo, perché vedo che un'istituzione debba, come dire, riconoscere ufficialmente titoli, e in questo ci vedo un qualche tipo di, soprattutto nel momento in cui gli analisti di training, che sono i nostri docenti, non gli viene attribuito questo titolo di professore, quindi non si capisce proprio perché uno che invece sta da un'altra parte debba avere questo titolo. Forse un'altra cosa che posso segnalare è il fatto di non aver sentito mai valorizzato dentro la società la mia possibilità di dare informazioni rispetto alla situazione dei potenziali allievi, nel senso che avendo un osservatorio privilegiato sulle persone che potrebbero accedere al nostro training, devo dire che non ho mai avuto l'impressione che qualcuno fosse interessato a conoscere ufficialmente almeno la mia opinione su queste cose. Insomma, credo che in questo non ci sia tanto un problema rispetto all'università, ho l'impressione che nella società ci sia ancora l'aspettativa di poter avere degli allievi medici, quando invece ormai, secondo me, sono i dati, insomma, no, non ci sono più allievi medici che fanno domande, sono pochissimi, e comunque se la fanno in qualche modo rinnegano la loro appartenenza, perché non c'è più nessuna possibilità di interlocuzione con l'ambiente medico accademico, che ha preso ormai strade completamente diverse. La psicanalisi è praticamente scomparsa dalle facoltà di medicina. Mi sembra che a livello istituzionale forse una maggiore interlocuzione con le facoltà di psicologia, finché esistono, perché c'è in atto un attacco molto forte contro la psicologia in questo momento, varrebbe la pena appunto che la società avesse un'interlocuzione maggiore, ma proprio rispetto a questi livelli istituzionali, insomma, per favorire anche l'orientamento e parlare insieme di come si può fare per avere un maggior numero di richieste, soprattutto di ragazzi più giovani. Ecco, stai toccando un tasto importante che in qualche modo lambisce quello che forse vorrei adesso mettere maggiormente a fuoco, che attiene alla formazione. In che modo ritieni che il tuo essere psicoanalista trovi un suo spazio nella tua attività di docente e di formatore all'università? Adesso io non so se oltre ad insegnare agli studenti del corso di laurea, dei corsi di laurea in psicologia, tu abbia un ruolo di insegnamento, di formazione, di formatore, per meglio dire, presso le scuole di specialità, per esempio. Mm-hmm. Allora, come tu vedi traducibile la tua identità di psicoanalista nella tua attività di docente, di formatore extra media? Ma le cose che io insegno sono certamente di ispirazione psicanalitica, e anche le attività di ricerca e intervento, direi, sono di ispirazione psicanalitica. Mi riferisco in particolare alla cosa forse più interessante che sto facendo recentemente, è l'aver organizzato una collaborazione con i medici di base da parte degli psicologi specializzanti, che sicuramente si orienta sulla traccia del pensiero di Balint, che è appunto un nostro antico collega. E credo che sia molto importante che all'università gli studenti vengano in contatto con il pensiero psicanalitico, perché al di là di qualunque altra considerazione, come si può pensare che una persona poi scelga di fare qualcosa di cui non sa nulla, insomma, no? Cioè, ci sono stati anche a livello internazionale dei dibattiti sull'insegnare la psicanalisi all'università. Io non so neanche se si debba insegnare la psicanalisi in senso stretto, secondo me è molto importante che noi facciamo vedere l'utilità nel concreto di strumenti, di concetti, di approcci psicanalitici. Non è forse così, certamente è anche importante spiegare la teoria, ma soprattutto far vedere il potenziale sia
euristico di ricerca e sia applicativo della psicanalisi, altrimenti non si capisce perché un laureato dovrebbe poi decidere di venire da noi anziché da un'altra parte, insomma, no? Questo per quel che riguarda, quindi, diciamo, l'insegnamento, tu fai riferimento più a una tangenzialità del corpus dottrinario psicoanalitico nell'insegnamento, ma piuttosto qualche cosa che faccia percepire un vertice di lettura dell'oggetto di studio. Sì. Svolgi un'attività di formazione nell'ambito di scuole di specializzazione? Sì. Ugualmente i insegnamenti, certo, sono di carattere teorico, sono più applicativi, e quindi non so se svolgi attività di supervisione. Sì, quello che stavo dicendo, questa attività di collaborazione attraverso il gruppo BALIT, cioè, sì, dicevi, quindi, sì, una supervisione di specializzati che lavorano con dei medici di base, quindi questa è l'attività clinica che svolgo, e devo dire che appunto adesso abbiamo 4 medici, per esempio, quindi di fatto forniamo assistenza psicologica a 6.000 persone, che è interessante come discorso. E l'insegnamento, quello della scuola di specializzazione, è in qualche modo parallelo, anche se più interattivo, a livello più partecipativo rispetto al corso di laurea, ma insomma io insegno sempre le teorie e gli strumenti inerenti a problemi di psicosomatica e di ispirazione psicanalitica. E rispetto alla clinica, se svolgi un'attività clinica in senso stretto, a contatto diretto con i pazienti? Personalmente no, faccio questo lavoro di supervisione che ti ho detto, no? Non faccio ambulatorio, consultazioni. C'è stato in passato un'iniziativa, c'era un centro di psicologia clinica che era diretto allora dal professor Carli, che adesso è in pensione, e in cui si facevano delle consultazioni con un modello di psicologia clinica che era certamente di ispirazione psicanalitica, perché quello di Renzo Carli, che certamente era di ispirazione psicanalitica, ma appunto ormai sono diversi anni. Ma se dovessi adesso raccogliere, diciamo, gli aspetti della tua identità personale e professionale come ricercatore, docente, formatore in ambito accademico e come psicoanalista della società psicoanalitica italiana, quanto senti questi aspetti, come dire, in dialogo fra di loro, o quanto li senti, se non scissi, almeno separati? Appunto, io spero, insomma, di aver fatto un lavoro in questo senso che, insomma, è cominciato fin dall'inizio, però appunto devo dire che all'inizio il lavoro di ricerca, anche perché non erano così diffusi strumenti di ispirazione psicanalitica, c'era una certa separazione, e credo che appunto sia stato un lavoro progressivo di integrazione, anche favorito dal fatto che appunto ambienti psicanalitici hanno prodotto strumenti di ricerca utilizzabili anche per la ricerca empirica, e adesso sento molto meno una distanza tra questi due mondi, insomma. E quando fai lo psicoanalista, che cosa avverti come presente di tutto ciò che ti occupa poi nella tua vita universitaria? Devo dire che appunto alcuni costrutti di confine, come quello della teoria del codice multiplo, quello della lessitimia o quello dell'attaccamento, sicuramente entrano anche nella mia attività clinica, ma io personalmente li considero come pienamente psicanalitici, sicuramente è qualcosa che, con cui lavoro anche in ambito accademico, e quindi contribuisce anche in un certo senso al mio approccio clinico. E per concludere, c'è qualche cosa che sulla base di questi tanti anni, ormai quasi 30, di vita
accademica, da psicoanalista e viceversa, senti di voler in qualche modo comunicare in termini di attenzione, di riflessione, di interrogazione? Ma forse vorrei tornare su quello che dicevo prima, cioè credo che sarebbe importante che la società psicanalitica avesse una maggiore attenzione per l'ambiente accademico di psicologia, perché appunto è il luogo da dove possono venire i nostri, le future generazioni, e quindi forse una maggiore interlocuzione su questo tema specifico sarebbe importante. Credo che per esempio si sia sottovalutata l'importanza di fornire una specie di diploma intermedio che permetta dopo 4 anni di esercitare la professione di psicoterapeuta, e siccome questa possibilità di cui si è parlato a lungo non c'è, questo rende estremamente difficile a un laureato, tra i miei laureati, io non se posso dire, dico ai miei laureati di fare il training psicoanalitico, questo mi prendono per matto, perché gli propongo una cosa che dura 10 anni, ma non è detto, è un'incertezza, perché se uno per esempio senza nessuna propria responsabilità un paziente interrompe l'analisi, l'associatura viene rimandata ancora, e non è pensabile che uno per poter lavorare consegua il nostro titolo. Allora la possibilità di studiare una forma di qualificazione intermedia che naturalmente non dia assolutamente, non abbia niente a che fare con l'associatura, la nostra società, ma che metta le persone in grado di lavorare, secondo me sarebbe molto importante. Cioè, raccolgo volentieri questa tua considerazione, è come se tu volessi dire che da un certo punto di vista, perché la psicoanalisi possa raggiungere le nuove generazioni, uno, deve poter essere incontrata all'interno dei luoghi della curriculari, dell'istruzione, della formazione, e quindi deve poter in qualche modo essere testimoniata all'università. Due, deve essere resa possibile l'accesso da persone relativamente giovani e che possono proporsi un obiettivo formativo in tempi, se non brevissimi, almeno brevi medi, e quindi in qualche modo poter essere intercettati al pari delle tante centinaia di scuole meno qualificate che hanno occupato il territorio nazionale, non solo dal punto di vista geografico. Dall'altra parte, forse, non so se l'ho lasciato implicito, dato però era presente, cioè, se io dico ai miei studenti di frequentare il training psicoanalitico, il training psicoanalitico è la miglior formazione che loro possono avere, loro mi prendono per pazzo, ma probabilmente l'altra faccia della medaglia è che forse anche il training psicoanalitico nella sua genuinità, per poter, tra virgolette, trovare una sua collocazione al pari delle altre scuole di formazione alla psicoterapia, poi debba perdere anche qualcosa di sé, cioè che ci sia il rischio di un doppio compromesso, che la psicoanalisi all'interno delle scuole di formazione alla psicoterapia da una parte sia troppo, ma rischi di dover rinunciare a qualche cosa per poter mantenere la sua integrità, come se tu volessi dire occorrebbero due livelli diversi di formazione. Sì, ecco, ma non credo che il training psicoanalitico necessiti di essere riformato, perché il rischio invece è proprio che poi alla fine, per in qualche modo venire incontro alle esigenze degli allievi, si possano abbassare gli standard. È caduto per esempio per gli junghiani, adesso è sufficiente un caso con una frequenza di sedute non specificata, che mi sembra un livello insomma molto inferiore al nostro. Allora io dico che anziché pensare di fare qualunque modifica al nostro training, di lasciare il training psicanalitico e di fornire un diploma intermedio, come per esempio al conservatorio, no? Cioè un diploma di 5 anni che non abilita niente, no? Non è che uno è pianista dopo 5 anni. Però fornisce un diploma intermedio che sia paragonabile al livello di formazione che viene fatto in altre scuole e che abiliti alla psicoterapia, visto che c'è questa legge per cui per lavorare la tessera del pane per uno psicologo è necessario questo diploma, e altrimenti noi continuiamo a prendere persone molto negli anni che magari faranno anche bene gli psicanalisti, ma sicuramente
non avranno poi quell'impegno anche nella società, perché avendo altre appartenenze, avendo dovuto conseguire altri titoli, persone che già lavorano da molti anni, che sono inseriti in altre reti, probabilmente non sono molto motivati poi a portare avanti un discorso anche in termini di collaborazione, di ricerca e di appartenenza all'interno della società, se non li prendiamo da giovani. Cioè mancano di quella disponibilità, motivazione, passione che è propria dei giovani. Sì, ma soprattutto rispetto all'impegno istituzionale, perché una persona che si associa a 50 anni avrà già tutta una sua rete scientifica di appartenenza, di collaborazioni, di tutto, di identità, no? Che non è questa società, l'appartenenza societaria diventa qualcosa che viene messo sopra questo, utile come formazione, ma non saranno persone che si impegneranno molto probabilmente. Bene, ti ringrazio molto.